Davide Giorgioni, direttore della Reserva Riva Bianca. Assieme ad altre associazioni stiamo conducendo le attività culturali del monastero e dell'ostello delle idee di Pagliello. E abbiamo preso in considerazione anche lo strumento dei patti di collaborazione previsto con l'associazione LAPSUS in base all'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà e sulla gestione condivisa. I diversi comuni hanno regolamenti per la gestione condivisa di beni comuni e poi hanno cascato il patto di collaborazione. Cioè cittadini prendono in gestione un bene comune e la gestione comunale partecipa con un, o magari pagando le bollette o magari fornendo dei materiali, comunali, materiali, eccetera. E appunto diversi comuni stanno seguendo questa procedura. Volevo sapere se nel suo appunto percorso e nei suoi disegni di questo argomento i patti di collaborazione sono stati presi in considerazione oppure no, appunto sono visti citati nella presentazione. E con la fondi faccio. No, aspettiamo l'altra domanda da parte di Lidia Manger. E poi c'era una precisazione da parte della Silvia Gambacorta esattamente sul parato amministrativo. Interessava approfondire la questione dell'acquisizione dei beni privati. Naturalmente immagino, lei non l'ha detto, che questa acquisizione in caso di immobili che creano problemi, diciamo così, sia una facoltà del comune, no? Non un obbligo. Penso anche edificio di questa città, peraltro famoso, diciamo famoso, no? Pieno d'amianto, no? Che acquisito dal comune, che dopo qualche decennio sta ancora lì, perché naturalmente poi ristrutturarli, risanarli, bonificarli, eccetera, ha dei costi. Quindi diciamo, lei non l'ha detto, però immagino appunto che sia una scelta. Quindi vengo alla seconda parte della domanda, perché il vero problema che viviamo nelle città è quello di beni che sono già al patrimonio pubblico e che diciamo, bisognerebbe recuperare, risanare, rivalorizzare e destinare, diciamo così, alla comunità. E quindi il tema delle risorse dei comuni per poter fare questo. E poi un'altra domanda invece riguarda la questione dell'esproprio, la volevo fare prima di Stasi. Se non erro, sia la Comunità Europea ma anche la Corte Costituzionale, diciamo, non hanno fatto un buon servizio, diciamo, alle comunità locali, quando ad esempio hanno stabilito che rispetto ai principi della Costituzione, cioè che la proprietà non è un valore assoluto e quindi per esempio può essere espropriata per ragioni di pubblica utilità, però per quanto riguarda l'indennizzo, diciamo così, oggi è un indennizzo a prezzo di mercato e diciamo questa involuzione, anzi questo arretramento rispetto a quello al principio costituzionale, se io non ricordo male, lo dobbiamo, diciamo, ci è stato regalato dalla Comunità Europea ma anche da una sentenza della Corte Costituzionale. Magari Antonio, anche ma qui vedo altri tecnici, diciamo, potrebbero dirci qualcosa anche su questo. Qui c'è la parola a Lucia che voleva fare una precisazione sul barato amministrativo. Microfono. Io volevo fare una precisazione, che concordo con quello che ha detto il signore poc'anzi, che il lavoro, Claudio, che il valore e il lavoro ha un diritto e quindi deve essere pagato, però volevo portare un po' la mia esperienza. Tutti i comuni si trovano ad oggi a far fronte a quello che è praticamente l'incassato, cioè i crediti che non verranno mai incassati, e per questo ci sono la TAS, la TARI, le mezze e quant'altro. C'è un duplice problema. Noi abbiamo
abbiamo col nuovo obbligo della contabilità dei comuni l'obbligo di accantonare al fondo di valutazione crediti nei prossimi anni fino all'80%. Quindi, lasciando perdere il discorso del lavoro, della dignità e quant'altro, per un comune che applica il baratto amministrativo e fa un buon regolamento, perché il comune di Ancona ha approvato il baratto amministrativo ma non ha ancora approvato il regolamento, perché è quello che poi dopo lo rende attuativo e lo rende proficuo, c'è in questo modo la possibilità di eliminare quelli che saranno i crediti che non vengono incassati e che pesano sul bilancio di un comune due volte. Primo, perché non verranno mai incassati, e secondo, perché se noi non li togliamo dal bilancio del comune, li dobbiamo accantonare come fondo svalutazione dei crediti, e questo crea un mancamento di risorse per la collettività. Voi pensate che il comune di Ancona deve accantonare per i prossimi 30 anni 1.400.000 euro per far fronte a quella che è stata la gestione, diciamo, tra virgolette, allegra del recupero non effettuato dei crediti, e capite da soli che ci troviamo praticamente con il cappio al collo. Io non dico che il baratto amministrativo debba essere abusato, ribadisco, il lavoro deve essere pagato perché è il lavoro che dà la dignità alla persona, ma questo strumento, se ben applicato, ci dà un duplice effetto, ci permette di togliere questi crediti che noi non incasseremo mai dalle persone che sono incapienti e di poter evitare l'accantonamento a fondo, quindi un duplice effetto. Voi pensate che soltanto per Natali sul corrente il comune di Ancona accantona il 17% corrente dell'anno, quindi già sa che il 17% di questi importi non verranno pagati, quindi ovviamente è importante intervenire in modo preciso con un regolamento adatto, e noi sono due anni che il comune di Ancona non ha mai fatto regolamento, quindi questo ci comporta poi dopo a dover intervenire in un altro modo, quindi drenando risorse per la collettività, perché 1.400.000 euro per 28 anni vuol dire che io sto sottraendo risorse alla città che potrebbero essere investiti in altro modo. Allora risponde brevemente sul sui patti di collaborazione, ma c'è il microfono qua. Dicevo, sui patti di collaborazione ancora non ci siamo arrivati, nel momento in cui acquisiremo, perché questo sarà nei prossimi mesi, quei due mobili che vedete prima, a quel punto lì vedremo se li daremo in concessione a terzi oppure associazioni, però a quel punto lì sì, il passo successivo sarà fare un contratto, un patto con l'associazione che li vorrà gestire, quindi poi il proseguo del cammino sarà per forza quello lì. Sì, perché poi sarà un bando pubblico su quell'immobile, quindi può essere concessione, a terzi, concessione, mai cessione, perché nel momento in cui il pubblico ritorna in possesso di questo bene, poi non è che lo rivende, perché non avrebbe proprio senso tutto quello che abbiamo fatto, quindi al massimo può darlo un po' come con le case popolari, in concessione per, oppure pensate, scusate, un paragone non è bellissimo, forse rende l'idea, i lobuli cimiteriali, che è una concessione per 50-60 anni, quindi la logica è questa qua, dei patti di collaborazione, ma seguiranno poi successivamente. Grazie. Ho visto diversi regolamenti che ci sono già, e quindi potremmo prendere spunto anche da lì. Sul discorso che faceva la signora sugli espropri o meno, sì, non è che nella Corte Costituzionale, tantomeno l'Unione Europea, sicuramente ci è venuto incontro. E non è un caso che poi il professor Maddalena e altri studiosi di questo specifico aspetto si stanno orientando su questa cosa, su questo aspetto dell'acquisizione coattiva, anche perché, come vi dicevo prima, c'è quel passaggio che nel momento in cui, o perché lei è dell'interesse generale o perché perde la funzione sociale, in quel momento quella proprietà non è più garantita dal punto di vista della legge. E quindi ecco che lì si può inserire, perché è il pubblico, cioè è lo Stato, il popolo, che si riappropria di qualcosa che era suo, quindi non è una semplice acquisizione. Poi è chiaro che il comune, questa è una facoltà, perché poi tutti gli atti passano al consiglio comunale, quindi il consiglio comunale chiaramente col parere della ragioneria può dire sì, acquisiamo oppure no, quindi è una facoltà che noi abbiamo, il comune, di acquisire il patrimonio. E deve essere ponderato, perché poi se noi acquisiamo per mantenere di nuovo quel bene lì in stato d'abbandono, forse ha poco senso. E non è un caso che poi, sicuramente la
dottoressa Teston ci darà qualche idea anche perché la troveremo. Non è facile, ma sicuramente può essere di spunto anche per noi. Per oggi noi abbiamo fatto la fusione anche per questo, per poter essere un po' più robusti e poter affrontare anche il futuro in maniera più tranquilla, perché sia dal contributo della fusione poi si aprono anche tantissime opportunità di finanziamento, che comunque sia, se il bene non è di proprietà del comune, noi non possiamo accedere. Quindi io potrei anche inventarmi quel bene, lo voglio ristrutturare, oppure una lottizzazione ferma la completiamo, facciamo degli alloggi di edilizia, di social housing, ma fin tanto che quel bene non è del comune, difficilmente il comune potrebbe avere o un finanziamento regionale, nazionale, tantomeno europeo. Quindi questo è un aspetto importante. Bene, penso che sia la diretta conseguenza che cosa ci facciamo degli immobili che abbiamo in qualche modo o espropriato oppure continuamente acquisito. E c'è tutto il problema appunto dell'accesso alle risorse da parte europea, ma soprattutto a che cosa va a rispondere l'utilizzo di quel bene che viene in qualche modo preso in carico dall'amministrazione collettiva a quel punto, in che modo viene restituito, con quali finalità. Quindi adesso darò la parola a Saverio Testone, nel frattempo però ho ospitato Emanuela perché ci racconterà poi l'esperienza dell'ostello di Iesi, che non è altro che una delle tante esperienze locali che ha mostrato, insomma, con coraggio una forma di resistenza, no? Cittadina, per sottrarre un bene all'alienazione, perdendone quindi la disponibilità comunale. Quindi, forse allora mi si viene raccontata. No, perché credo che il tuo intervento possa in qualche modo aiutare a rispondere ad un percorso che loro hanno appena avviato. Prego, Sara. Allora, ci sono state moltissime sollecitazioni, mi ero preparata delle slide con un bel percorso logico e adesso non so più esattamente da dove ricominciare. Comincio dalla slide che avevo messo in apertura. E 20 minuti cercherò di stare all'interno del tempo dato. C'è uno street artist che io amo molto, che è Banksy, non so chi lo conosca, e questa generalmente è un'immagine che faccio sempre vedere alla fine delle relazioni, perché dice che non è necessario avere permessi di costruire per costruire castelli in aria. Allora, mi sembra che la giornata sia anche molto politica, quindi do subito delle premesse. Tutte le mie scelte lavorative sono state delle scelte di vita tendenzialmente anticapitaliste. Vengo dal mondo dei centri sociali dove ho avuto delle conflittualità aperte. Dopo aver fatto questa premessa capirete poi perché e come si è sviluppata anche il mio percorso personale e lavorativo. Vi faccio una sorta di invocazione, soprattutto in questo periodo storico. Smettiamo con quella contrapposizione tra pubblico e privato. Io sono una privata e tendenzialmente tutte le imprese sociali che vorrebbero fare impresa seriamente e non creare confusione nel mondo del terzo settore vorrebbero poter fare impresa seriamente, potendo anche gestire gli immobili demaniali e potendo anche gestire quello che è patrimonio comune con un'etica, con un senso politico e con una volontà di fare comunità che buona parte del nostro pubblico, e lo sappiamo, ha perso. Quindi vi prego, parliamo di sfruttamento, parliamo di profitto, ma non parliamo più di privato come se privato fosse cattivo necessariamente, perché ci facciamo del male. Questa è una sorta di invocazione, avete sentito anche che la voce un po' tremolava perché è difficile in questo momento cercare di contrastare questa dicotomia che ci portiamo dietro e per il lavoro che io faccio. Quindi, questo mi serve per dire che io mi sono rifiutata, essendo laureata in architettura e volendomi occupare di città, di fare l'urbanista. Perché nel momento in cui mi è stato chiesto di occuparmi di burocrazia, procedure e conti sull'edificabilità sul terreno, ho detto, ma figuratevi, io ho studiato, ho ragionato, ho pensato su come costruire comunità e la traduco in numeri,
c'è qualcosa che non mi torna, preferisco una narrazione comune, per questo no progetti ma processi. I progetti mi costruiscono procedure. C'è stato un linguaggio giuridico fino adesso, io non lo userò per niente perché non lo conosco. Non che non sia importante, attenzione, scusate, è fondamentale, ma le regole, se le vogliamo anche modificare, dobbiamo capire bene dove vogliamo andare. Io questo ancora non l'ho capito bene, ma nel mio percorso penso di aver messo a fuoco alcune questioni interessanti, come lo direte voi, che voglio condividere. Prima di tutto, rigenerazione urbana che cos'è? Anche Katia quando mi dice prima acquisiamo l'immobile e poi, no, nel senso, è stato coniato questo termine perché non bastava più riqualificazione, perché non bastava più rifunzionalizzazione, non erano più sufficienti, come mai? Perché noi siamo in un viaggio che è molto diverso, un viaggio di comunità, usiamo la metafora del viaggio per dire che siamo in un momento non identitario, di non ha, e vogliamo andare verso un punto B, il problema è che non abbiamo ancora chiaro quale sia il punto B. E quindi è un processo che costruiamo insieme. Nell'ultima parte si vede che è un processo che ci può aiutare o a riformare un sistema socio-economico, vedremo poi cosa si intende, o accompagnare nella definizione di un diverso sistema di sviluppo. Questo è il mio interesse anche politico nel mio fare lavoro, per quello che mi sono occupata di processi e per quello che riconosco il tema della rigenerazione come importante per riuscire a riflettere insieme su quale sviluppo vogliamo. In questo ruolo l'innovazione sociale gioca, scusate, in questo processo il ruolo dell'innovazione è molto importante, ma bisogna trattarlo con cura perché può essere anche molto strumentalizzato. Allora, perché ci siamo messi nel percorso della rigenerazione? Perché sono cambiate radicalmente le regole del mercato immobiliare. Noi prima Katia parlava del boom economico, era abbastanza facile. Questa l'ha elaborata anche Marco Marcatili, economista di Nomisma. C'è una domanda chiara, attenzione però, in Italia prevalentemente la domanda era commerciale, centri commerciali, residenziale e uffici, di base niente di produttivo. Dopo gli anni 60-70 non c'è più produzione, non c'è più economia praticamente. Questo, ci rendiamo conto che questo vuol dire solo pagare e non produrre economia. Però era una domanda. Facevano gli investimenti immobiliaristi, quindi stiamo parlando dei costruttori, siamo all'interno di questo mondo e i risultati erano i progetti realizzati, le legislazioni, quelle che conosciamo. Bene, questa era la linea. Adesso anche quel mondo la deve fare al contrario, perché dice, oddio, non c'è più la domanda. Allora io prima devo capire quale può essere il desiderio, fare degli investimenti per riuscire a soddisfare la domanda. Quindi anche per loro si passa dal progetto al processo. Ci sono moltissimi esempi, soprattutto in Europa, nel mondo anglosassone, in cui la narrazione di quello che verrà fatto è il modo per far sì che si crei una domanda e quindi si acquisti ciò che poi verrà realizzato. C'è molto lavoro per fasi sulla creazione di una domanda e questo cambia radicalmente. Cominciate già a intuire perché l'innovazione sociale in un cambiamento di direzione può avere un ruolo fondamentale nella creazione di domande e di interesse rispetto a determinati luoghi. Altri due elementi che hanno portato e stanno portando grandi cambiamenti sono la forte diseguaglianza sociale, se ne parlava prima, quindi ci sono delle tensioni sociali alle quali bisogna dare risposta, attenzione però, sappiamo molto bene che spesso e volentieri le risposte vengono date proprio per non risolvere i problemi, ma per contenere i sintomi, quindi qua non si va a risolvere. L'altro tema sono i cambiamenti climatici, che sono affrontati, prima si è parlato di Unione Europea, vado volontariamente sui tavoli dell'Unione Europea proprio per cercare di portare avanti delle istanze diverse, perché lì si vede molto bene la dicotomia tra il Nord Europa e il Sud dell'Europa, e non lo dico in termini di conflittualità, lo vedremo dopo, ma proprio di differenza.
quindi i cambiamenti climatici che vengono affrontati sotto il tema della smart home, di cui credo che tutti abbiate sentito parlare, no? La tecnologia per riuscire a migliorare le prestazioni che ci aiuteranno a consumare meno energia, andare verso la low carbon economy. Queste sono le tre direttive che sono state identificate prioritariamente. Faccio una piccola incursione in Europa, proprio per farvi vedere un modello che funziona perfettamente, è olandese. Loro riescono, quando hanno anche degli immobili, delle aree, non insomma, da rigenerare in questo caso proprio, mettono in piedi un processo che di base è top down, dove c'è una grandissima capacità di fare squadra tra il pubblico, il privato e i centri di ricerca, un forte coinvolgimento delle persone, soprattutto dei giovani, e la capacità di avere delle politiche di sistema che vanno dalla città fino allo Stato, utilizzando anche i fondi europei per realizzare ciò che si ritiene più utile per il raggiungimento dell'obiettivo. In questo caso, ad Eindhoven, che è una piccola città, e l'ho portato come esempio perché in Olanda sapete che ci sono tante città, sono tutte molto virtuose dal punto di vista dell'efficienza, e Eindhoven era niente, 10 anni fa era niente, non era conosciuta da nessuno, era una delle più piccole, quindi aveva Amsterdam, Rotterdam, Laia, Maastricht, cioè tutte erano più conosciute di Eindhoven. E loro hanno fatto questo tipo di ragionamento, hanno detto bene, abbiamo l'aeroporto ad Amsterdam, abbiamo il porto a Rotterdam, noi diventiamo il porto dei cervelli, dell'innovazione sociale. In 10 anni hanno portato a casa solo 20 milioni dall'Europa, hanno avuto una capacità comunicativa di altissimo livello e adesso Strijpes, che è un quartiere di Eindhoven, realizzata all'interno della vecchia fabbrica Philips, che era stata abbandonata perché Philips intanto si era trasferita ad Amsterdam, e è diventato proprio il quartiere innovativo per eccellenza, non soltanto dell'Olanda ma a livello internazionale, tant'è che adesso la Design Week, quindi la settimana del design di Eindhoven, è una delle più importanti a livello internazionale. Hanno fatto un'operazione di connessione tra l'innovazione sociale, l'Accademia del Design che loro avevano, il campus tecnologico, intelligentissima. Quindi è proprio è un'operazione perfetta. Ma che cos'è questo? Questo è un modo per andare verso quello che chiamano il capitalismo relazionale, cioè è un diverso modo di evoluzione del capitalismo. Sistema nord europeo. Quindi da che cosa è connotata l'innovazione sociale? C'è una preparazione del terreno da parte di pubblico e privato perché l'innovazione si possa insediare, quindi c'è una preparazione per. C'è una fortissima, viene valorizzata moltissimo la componente imprenditoriale e, e quello che si vuole costruire è un capitalismo relazionale. Prima quando si parlava di Europa, le politiche europee sono liberali, però teniamo presente che nel nord Europa i liberali sono la sinistra, quella che loro chiamano la sinistra. Quindi c'è veramente uno scatto anche culturale importante. L'imprenditore è quello che riesce con le sue forze, quindi loro fanno di tutto per riuscire a costruire le cornici perché la persona riesca, però per loro perché la persona riesca vuol dire perché riesca a fare impresa. Quindi questa è un'evoluzione di sistema. Noi invece come? La nostra innovazione sociale da che cosa è caratterizzata? Noi dobbiamo lottare quotidianamente contro forze centrifughe di ogni tipo. Ne ho messo soltanto alcune che sono, vabbè, assenza di una narrazione collettiva, quindi quella mancanza di politica, di condivisione, di un racconto nel quale ci riconosciamo. Complicazioni burocratiche, anche prima si parlava di alcuni strumenti sui quali tutti stanno dibattendo. Io conosco sia l'APSUS che l'ARGOV, sto seguendo tutti i dibattiti, difficile muoversi in mezzo a queste correnti senza avere effettivamente una conoscenza dei temi. Ipocrisie procedurali, credo che tutti sui bandi, ne vediamo di ogni, tutti. Frammentazioni amministrative, mondo della ricerca autoreferenziale, bombardamento mediatico,
Dopodiché si entra anche a livello privato, alienazione, ansia, frustrazione, sfiducia, solitudine, parità di sesso. Ne abbiamo tutto. Cioè, andando in giro dal nord al sud Italia, ci sono tantissime forze centrifughe che ci portano a non stare insieme per il raggiungimento dell'obiettivo, ma a trovare spessissimo delle complicazioni o delle motivazioni per non andare in una strada insieme. Quindi il nord Europa, invece che ingegnerizza tutto, è ovvio che raggiunge i suoi obiettivi. Noi fatichiamo. Perché anche? Perché a livello locale poi abbiamo dei problemi sociali da dover affrontare e all'innovazione sociale viene chiesto spesso di affrontare quelli che sono dei problemi sociali. Prima si stava parlando anche dei buchi di bilancio. Noi sappiamo qual è la situazione della maggior parte dei nostri comuni. All'innovazione sociale si chiede anche questo ed è per questo che le imprese sociali in Italia faticano ad avere una, cioè hanno sempre una crisi di identità perché gli si chiede di risolvere dei problemi sociali, si sentono incaricati e responsabilizzati, ma sanno che devono anche fare impresa. Ma a chi chiedono loro i soldi, da dove vengono? Punto interrogativo. E l'ultimo, quindi abbiamo una sorta di ricerca empirica di nuovi modelli di sviluppo, quasi tutti caratterizzati da un forte legame con il contesto in cui nascono. E questo per me è uno dei nostri grandi valori aggiunti, perché se in Italia noi riuscissimo veramente a trovare il modo per fare economia, e io su questo adesso mi sto concentrando anche se sono laureata in architettura, e a livello dei contesti, quindi torniamo a fare un'economia reale capace di dialogare a livello globale, prima si diceva pensare globalmente, agire localmente, abbiamo in qualche modo trovato una possibile ricetta mondiale, perché credo che l'Italia sia uno degli ecosistemi in cui la biodiversità umana sia la più ricca in assoluto. Adesso vado, quindi, come rendere consapevolmente l'innovazione sociale parte integrante di un'evoluzione e di un cambiamento di sistema. Questo l'ho messo perché l'innovazione sociale in Italia, nel Mediterraneo, Barcellona è un caso, però è un caso atipico, lo sappiamo. Io penso che ti riferissi prevalentemente quando parlavi di Spagna e Barcellona, no? Paesi Baschi, pensavo Barcellona, in Catalogna. Loro, però anche i Paesi Baschi, hanno una storia di autonomia e di, come dire, di lotta loro e di costituzione di una comunità che è molto particolare. Io però penso alla Catalogna e quindi anche Barcellona ancora di più. Come farlo in un contesto come l'Italia in cui le diverse forze, quindi pubblico, privato, centri di ricerca e innovatori dovrebbero capire come unirsi. Vi faccio vedere velocemente alcuni esempi solo per cercare di spiegare pragmaticamente che cosa intendo dire. Milano, tutti parlano di Milano, molti parlano di Milano. Milano è una cosa abbastanza a sé stante, lo sappiamo, ma è facile la lettura perché è una peculiare connessione tra i due sistemi, quello del nord Europa di cui abbiamo parlato e il nostro. Ho portato Base Milano come esempio, non so se qualcuno lo conosce, come vedete è circondato da realtà molto interessanti. Il pallino rosso è il posto in cui c'è Base Milano. E come funzionava? Obiettivo strategico, lo stabilimento ex Ansaldo di proprietà del comune, quindi diciamo che siamo proprio in quella casistica, acquisito dal comune nell'89 con vincolo di destinazione ad attività culturale. Viene riqualificato, dentro si fa molta innovazione. Il gruppo che partecipa è formato da Arci, Arci Milano, Avanzi Esterni, Make a Cube, insomma in realtà che se volete potete andare a vedere di che cosa si tratta, sono incubatori di impresa, sono animatori territoriali, sono innovatori sociali a Milano. Quindi la ristrutturazione degli immobili, in quel caso con l'inserimento di funzioni che creano aggregazione e network, è diventato il rilancio di tutto un quartiere che effettivamente era un po' uscito dall'interesse della città. Vicino poi c'è stata tutta l'azione sui Navigli. Milano unisce quella che è una sorta di tendenza al capitalismo relazionale con una capacità anche di far leva sulla creatività e l'innovazione molto di stile mediterraneo. Non è un caso che vi ho portato a Eindhoven come esempio del nord Europa, perché lì il campus era tecnologico. Il nord Europa ha l'impostazione, anche nella programmazione è così, in cui la tecnologia guida il cambiamento culturale.
Il Mediterraneo, sui tavoli europei, cerca di portare invece il cambiamento culturale che ha la tecnologia come strumento per la realizzazione del cambiamento. Quindi la tecnologia per noi dovrebbe essere strumentale, non la guida al cambiamento. E questo fa una differenza sostanziale. Poi vi ho portato Iesi, l'ex Saddam, abbiamo cercato. Qui gli altri casi li conosco perché sono stata direttamente coinvolta, perché questi sono i tipi di processi che mi interesserebbe riuscire ad innescare, mi interessa riuscire ad innescare sui territori insieme alle persone in quell'occasione che ho avuto il piacere di conoscere Katia. Perché per l'ex Saddam, per la riqualificazione dell'ex Saddam, si è cercato di partire dalla comprensione prima di tutto del tessuto imprenditoriale, anche per quello che ragionare sul privato come la parte che non ci può aiutare nel portare invece i territori a recuperare un benessere collettivo non mi vede d'accordo. L'area era di proprietà privata, è stato un privato che ha attivato, è di proprietà privata ed è stato un privato che ha attivato questo processo. Siamo arrivati alla definizione, e questo è il processo, abbiamo fatto un comitato territoriale, abbiamo organizzato un Open Innovation Contest, abbiamo organizzato i tavoli di Rigeneriamoli dove sono venuti i rappresentanti di istituzioni, enti importanti di livello nazionale come Confindustria Nazionale, CNA Nazionale, CNR, Enea, sono venuti proprio per parlare insieme di che cosa si intendeva per parco scientifico-tecnologico, visto che era quello uno degli obiettivi dell'area dato per accordo. Ed è interessante vedere come le persone che fanno le politiche in realtà poi faticano a dare delle risposte pragmatiche ai territori quando le domande vengono fatte. Ma il lavoro fatto insieme ha dato delle risposte possibili che si sono tradotte in un master plan, non posso entrare nel merito. Quello che mi interessava farvi vedere sono le fasi che si erano immaginate. La prima fase lavorava tutto per l'innesco di un meccanismo di collaborazione tra incubatore, acceleratore, imprese già stanziate, fondazione per Codesi Spontini che si insedia nell'area, Fab Lab, quindi c'era un innesco, un meccanismo che doveva diventare a supporto di tutta l'imprenditorialità del territorio. Questo per dire che anche i processi di rigenerazione devono essere pensati in maniera diversa, non è il singolo immobile che può fare la differenza, è il singolo immobile che può essere un innesco di un processo di rigenerazione socio-economica di un territorio. Quindi quando si pensa a come si può mettere mano a un immobile, se ci si ferma a un immobile, a Milano può funzionare, ma a Milano può funzionare perché abbiamo una situazione in cui c'è Milano, ci sono tutte le attività che a Milano gravitano e sono presenti, ma se noi andiamo in qualunque altro contesto italiano, incluso Napoli, e De Magistris da questo punto di vista sta facendo cose estremamente interessanti, i ragionamenti devono essere per forza diversi, perché non si ha quella situazione ibrida tra ingegnerizzazione, sistema chiaro del nord Europa e creatività mediterranea. Non c'è. Quindi riuscire a ragionare in termini strategici e di evoluzione di un sistema socio-economico è assolutamente necessario. Questo come farlo? Partendo da ciò che si ha sul territorio e avendo la capacità di innestarlo sulle politiche europee. Cioè, io perlomeno sto cercando di lavorare insieme ad altre persone in questa direzione. Questi erano i primi passi. A Ravenna, ad esempio, ci sono delle persone, ma in questo momento io sto lavorando molto con i centri di ricerca, perché? Perché loro si stanno, prima di tutto, i centri di ricerca non hanno più finanziamenti pubblici e devono partecipare ai progetti europei. I progetti europei tendenzialmente ormai finanziano dei progetti dimostrativi sulle città, i centri di ricerca devono capire come stare sulle città e di base erano sempre o nei laboratori o negli uffici e non sanno minimamente avere relazioni con il territorio. Quindi quando hanno visto quello che si stava facendo hanno detto oh, prendiamo un'interfaccia con il territorio che magari riusciamo a capirci. Per me è stata, come dire, la gallina dalle uova d'oro, tra virgolette, perché i centri di ricerca sono quelli che hanno facilmente anche un aggancio con la progettazione europea per fare sperimentazione sui territori.
E questo viene fatto nei paesi del nord Europa normalmente, normalmente. Quindi a Ravenna, per la rigenerazione della darsena di città, tutta proprietà privata frammentata, quindi il pubblico non ha a disposizione un edificio, capire come riuscire a innestare questo tipo di processo. Quindi si è lavorato e c'è un processo estremamente interessante in atto sugli usi temporanei. Adesso vi faccio vedere altre due foto. Attraverso l'uso temporaneo, quindi l'utilizzo di container o strutture che non richiedono un investimento immobiliare consistente, si può andare a verificare se alcuni tipi di funzione in quel contesto urbano riescono effettivamente ad innescare dei processi anche economici, sociali ed economici di rilancio di una filiera, di un settore e quindi anche del contesto urbano in cui si vanno ad insediare. Si è partiti in questo momento con un ricettivo prevalentemente ma sportivo, quindi dove parkour, e questo sta tra l'altro innescando invece dei processi di ricerca sui materiali legati allo sport, legato a tutto quello che può essere l'indotto di questo tema. La stessa cosa vorremmo farla succedere sul tema della produzione artistica, perché proprio di fianco c'è un edificio nel quale le compagnie teatrali della Romagna, che sono particolarmente conosciute anche a livello internazionale e non solo, realizzano le loro opere, e quindi anche qui si sta cercando di creare filiera economica. Quindi in questo caso i progetti europei ci stanno aiutando per riuscire a pagare non soltanto i processi con la cittadinanza, ma i processi per la costruzione di economie. Quindi usi temporanei, networking e le progettualità europee per riuscire a portare finanziamenti e investimenti sul territorio per riuscire a creare economia. Questo può essere fatto solo se le politiche europee sono in qualche modo conosciute, anche se non sono tagliate esattamente su quelle che sono le nostre richieste. Perché nel momento in cui riusciamo a costruire una strategia che abbia nelle sue parole chiare quelle che sono le politiche europee, riusciremo poi a declinare i progetti per riuscire ad andare a prendere quei finanziamenti. E le parole chiare, scusate, sono le stesse che vengono poi utilizzate adesso dai bandi regionali, e sarà sempre più così se l'Europa non esplode, perché le politiche europee dovranno essere sempre più portate dalle regioni sui territori a cascata. Il problema che noi abbiamo e che probabilmente continueremo ad avere nei prossimi anni è che lavorano molto sulle città grandi, medio grandi, e quindi la programmazione europea non aiuta territori come l'Italia, paesi come l'Italia, che invece è fatto di città medio piccole, e quindi le reti e la connessione delle città con i paesi più, con i paesi più piccoli non è facilitata. Bisogna veramente avere una grandissima creatività per riuscire a fare in modo di portare delle progettualità anche su territori che sono da questo punto di vista deboli. Per concludere, questo è uno scritto fatto da Roberto Malvezzi, con cui ho lavorato anche su IESI. Ci sono dei processi top down che hanno magari un tronco molto, molto solido, ma hanno un filtone, non riescono a creare comunità e quindi sono comunque più deboli. Esistono invece delle situazioni in cui c'è tanta innovazione sociale, c'è tanto movimento dal basso, ma il tanto movimento, la tanta energia spesa non riesce a diventare qualcosa di rigoglioso. E questo può essere ad esempio un progetto bello nel quale si investe tanto, ma che non essendo inserito in un processo, in una strategia, non riesce poi a creare degli inneschi di valore. E i processi invece si pongono nella terza casistica, vorrebbero riuscire a fare in modo che l'energia spesa, quindi le radici, quella che non si vede, riesca a nutrire la crescita e lo sviluppo di un benessere collettivo. Non funziona. Dando la possibilità a tutti di in qualche modo essere stimolati, no? Perché le sensibilità che raccoglie sono
davvero molteplici, quindi penso che ciascuno di noi, o dal punto di vista architettonico, urbanistico, sociale, possa aver trovato, no, la propria, una chiave, insomma, di stimolo. Adesso, se ci sono, nel frattempo che pensate alle domande, no, da sottoporre a Valeria, sì, a Saveria, che sicuramente sono tante, Loretta, immaginavo che avessi l'emersione di qualche quesito da porre. Volevo chiedere a Emanuela di esporre brevemente qual è la loro esperienza e poi procediamo con le domande e le risposte e poi andiamo a casa. Buonasera a tutti, mi chiamo Emanuela, faccio parte Emanuela Bartolini, faccio parte dello Stello delle Idee, che è un gruppo di associazioni che si gestisce lo spazio di Villa Borgognoni dal 2014 con una sorta di presidio legalizzato. E faccio un piccolo passo indietro: nel 2000 Villa Borgognoni è stata donata dalla famiglia Borgognoni al comune di Jesi. Nel 2000, con i fondi del Giubileo, hanno ritenuto opportuno di ristrutturarla e destinarla all'ostello. È stata ostello fino al 2014. Nel 2006 è stata ceduta dal comune di Jesi a una società di cartolarizzazione, la Progetto Jesi, che aveva come scopo, unico scopo, quello di venderla, di vendere i beni, e quindi c'era anche Villa Borgognoni. Nel 2008 alcune associazioni si sono unite con un comitato promotore per difendere questo bene. Hanno ideato una festa all'interno di Villa Borgognoni che si chiama Equala Festa. È 10 anni che facciamo Equala Festa, tanto abbiamo festeggiato il 10° anno. Quindi il rischio di vendita c'era nel 2008, è ricominciato nel 2010, abbiamo fatto una petizione, siamo stati anche in comune e in 3 ore abbiamo preso 1641 firme, in 3 ore. Quindi è stata una cosa bellissima e questo ci ha fatto capire quanto la cittadinanza ci seguiva. Nel 2014 quindi c'è stata sempre questa problematica della vendita, perché era ancora nella società di cartolarizzazione della quale il comune era unico azionista, quindi il comune di Jesi era praticamente la società di cartolarizzazione, però lo scopo era quello di vendere, quindi il rischio c'era effettivamente. Poi nel 2014 la cooperativa che la gestiva, che gestiva l'accoglienza, prima si chiamava Zanzibar e poi è diventata Opera, la cooperativa Opera se n'è andata, insomma è uscita da questo contratto, e noi abbiamo avuto anche più paura, ci siamo riunite, abbiamo fatto un'assemblea con tutti i cittadini, abbiamo capito che quello doveva diventare un presidio, perché il rischio ancora c'era di vendita, c'era anche con la cooperativa all'interno, figuriamoci se la cooperativa poi se ne andava. Quindi a questo punto però siamo andati alla trattativa con il comune, abbiamo fatto una convenzione, il comune ci ha dato lo spazio culturale chiuso, tutte le camere dell'ostello, quindi solamente il primo piano, le camere no, e il piano superiore dove c'è la sala convegni, per eventi culturali. E noi quindi diverse associazioni, Spazio Ostello, che nel frattempo si era costituita nel 2009 come capofila, con altre associazioni, c'era quella riserva di Bianca, che adesso è andata via, poi c'era il Lab e altre associazioni, praticamente abbiamo creato questo team e portato avanti un discorso culturale nella città di Jesi dal 2014 fino ad ora, creando rete, facendo tra noi un discorso molto importante di lavoro di gruppo, perché quando si è in tanti è difficile poi, no? lavorare in gruppo e prendere le decisioni, e l'abbiamo fatto con l'aiuto di un percorso formativo con l'arte della maieutica, con il professor Francesco Cappello, con la maieutica reciproca di Danilo Dolci, siamo riusciti a fare molti passi. Ogni anno facevamo sempre quella festa, ma non solo, dal 2014 abbiamo fatto circa 140 eventi culturali, sociali, di tutte le tipologie,
creando, a seconda delle tematiche, volta per volta anche delle reti associative con le associazioni del posto. Quindi siamo riusciti a tessere una tela anche abbastanza grande su tematiche importanti, quelle dei diritti, e quindi abbiamo lavorato sull'ambiente, sull'ecosostenibilità, sul turismo responsabile, sui beni comuni, c'è stato Mattei tante volte, diverse volte da noi. Insomma, abbiamo lavorato bene e il Comune questo l'ha capito perché si è reso conto che stavamo facendo un buon lavoro. A questo punto abbiamo portato quindi il Comune a riprendersi la proprietà dell'ostello. Non è stato tutto merito nostro perché la società di autorizzazione ha chiuso, perché hanno chiuso, no, le aziende, quelle piccoline, municipalizzate, insomma, per una legge ha chiuso, però grazie anche alla nostra pressione, alla nostra presenza. E, è stato, no, chiusa proprio la progetto di si è dovuto chiudere, quindi sì, di conseguenza è stato tolto da beni alienabili, quindi adesso è ritornato proprietà del Comune di Jesi. Ok, respiriamo? No, no, assolutamente, anzi c'è più pericolo di prima, perché diciamo che ora per un paio d'anni il Comune lo prenderà per darlo all'ASP, all'azienda di servizi alla persona che gestisce la casa di riposo. Casa di riposo è gestita dall'ASP, la proprietà del Comune, comunque l'ASP c'è sempre il Comune di mezzo e naturalmente devono fare dei lavori di ristrutturazione, quindi hanno pensato di portare gli uffici lì. No, cioè se portate gli uffici lì naturalmente noi dobbiamo andare via. Allora abbiamo chiesto, stiamo chiedendo al Comune proprio di lasciarci uno spazio per mantenere quello che abbiamo creato, quello che abbiamo fidelizzato, cioè ciò che il nostro lavoro non deve andare perso in questo modo, no? E così nel frattempo pensiamo di portare, diciamo, il Comune ad un discorso di accettare questa nostra richiesta di spazi. Però adesso la situazione è molto critica, quindi noi abbiamo bisogno non solo di visibilità, abbiamo bisogno di sostegno, abbiamo bisogno che quando la gente vede che a Villa Borgognoni si fanno degli eventi veniate, perché è importante, perché noi abbiamo un progetto importante di innovazione sociale che abbiamo delineato, che comunque diciamo che si delinea in tre momenti. Uno è di turismo, perché come diceva giustamente lei, deve essere all'interno di una programmazione del territorio, no? Non può essere un bene utilizzato fino a se stesso e basta, no, deve essere inserito. Quindi noi lo vorremmo assolutamente inserire all'interno di un programma turistico importante, un turismo particolare, un turismo responsabile, ecosostenibile. Il cicloturismo, le camminate, quindi faremo un grande evento adesso a breve, probabilmente con Paolo Piacentini, se riusciremo. Poi culturale e poi un progetto condiviso. È importante che i cittadini con noi dicano la loro per andare avanti, per capire che questo contenitore deve essere utilizzato a 360 gradi. Fino adesso è stato utilizzato, ok, ma deve ritornare assolutamente ostello all'interno di un programma turistico, deve fare cultura, deve essere un contenitore di innovazione sociale, quindi di imprese creative per i giovani, quindi un misto tra privato e pubblico, no? Perché è assolutamente importante e insomma noi stiamo facendo questo cammino, dateci una mano per cortesia, perché ne abbiamo veramente bisogno. Grazie.